Fino a venerdì la settimana della cultura nell'Istituto Comprensivo Salvemini, una serie di appuntamenti con i professionisti del settore nell'ambito dell'urbanistica, del sociale, dell'economia, dello sport, delle arti visive, del fumetto e dell'incontro tra i ragazzi e queste realtà professionali. Noi siamo con il dirigente scolastico, ci sono tante attività per questi ragazzi e il loro entusiasmo è davvero travolgente. Sì, l'entusiasmo è travolgente, noi abbiamo voluto intraprendere un viaggio nell'ambito della cultura con un ampio respiro. Abbiamo coinvolto anche tutto l'istituto comprensivo, compresi gli alunni delle classi quinte che stamattina sono qui con noi. È un viaggio abbastanza difficoltoso, un viaggio comunque che deve dare anche un segno di speranza e di apertura per i nostri ragazzi, un viaggio che deve dare loro la possibilità, abbiamo detto anche con i docenti, di superare un muro, il muro dell'indifferenza, il muro dell'ignoranza, il muro dell'intolleranza, e quindi è un momento abbastanza particolare che speriamo di poter continuare nel tempo. È un viaggio che quindi vede anche un rapporto sistemico con il territorio, vede anche presenti qui stamattina delle altre scuole, l'Istituto Mediterraneo e quindi l'alberghiero, e vogliamo soprattutto dare un messaggio ai ragazzi, partire, andare via, diventare cittadini europei, cittadini del mondo, ma continuate ad avere dei punti di riferimento nel vostro territorio. Inoltre approfondimenti sulla storia di Taranto, l'archeologia e le tradizioni in vista della prossima Settimana Santa. Tutte le attività sono promosse attraverso i social network. La scuola apre le porte al territorio, apre anche una piccola finestra sul mondo digitale. Infatti abbiamo creato un profilo su Twitter, recuperabile all'indirizzo IC Salvemini Taranto, con cui i genitori, gli studenti possono condividere e comunicare quello che stiamo cercando di fare qui a scuola. Secondo me la porta digitale è una porta importante perché è il linguaggio che i ragazzi conoscono e il dovere della scuola è quello di avvicinarsi a loro con il loro linguaggio per comprendere meglio la loro realtà. Davvero travolgente. Sì, l'entusiasmo è travolgente, noi abbiamo voluto intraprendere un viaggio nell'ambito della cultura con un ampio respiro. Abbiamo coinvolto anche tutto l'istituto comprensivo, compresi gli alunni delle classi quinte che stamattina sono qui con noi. È un viaggio abbastanza difficoltoso, un viaggio comunque che deve... ...sulla storia di Taranto, l'archeologia e le tradizioni in vista della prossima Settimana Santa. Tutte le attività sono promosse attraverso i social network. La scuola apre le porte al territorio, apre anche una piccola finestra sul mondo digitale. Infatti abbiamo creato un profilo su Twitter, recuperabile all'indirizzo IC Salvemini Taranto, con cui i genitori, gli studenti possono condividere e dare anche un segno di speranza e di apertura per i nostri ragazzi, un viaggio che deve dare loro la possibilità, abbiamo detto anche con i docenti, di superare un muro. Il muro dell'indifferenza, il muro dell'ignoranza, il muro dell'intolleranza, e quindi è un momento abbastanza particolare che speriamo di poter continuare nel tempo. È un viaggio che quindi vede anche un rapporto sistemico con il territorio, vede anche presenti qui stamattina delle altre scuole, l'Istituto Mediterraneo e quindi l'alberghiero, e vogliamo soprattutto dare un messaggio ai ragazzi, partire, andare via, diventare cittadini europei, cittadini del mondo, ma continuate ad avere dei punti di riferimento nel vostro territorio. Inoltre approfondimenti. Fino a venerdì la settimana della cultura nell'Istituto Comprensivo Salvemini, una serie di appuntamenti con i professionisti del settore nell'ambito dell'urbanistica, del sociale, dell'economia, dello sport, delle arti visive, del fumetto e dell'incontro tra i ragazzi e queste realtà professionali. Noi siamo con il dirigente scolastico, ci sono tante attività per questi ragazzi e il loro entusiasmo è davvero